Allora, oggi la società, cari amici, vive in un certo qual modo un certo risveglio perché certe istituzioni si sono, diciamo così, aggravate nel loro comportamento e oggi tutti sappiamo, per esempio, facile dirlo, spariamo sulla Croce Rossa, che la politica è molto corrotta. Quindi queste problematiche che noi viviamo ci stanno in qualche modo risvegliando che tutto non è come ci è stato raccontato e non è facile per chi come il dottor Pinotti ha iniziato da tempo abbastanza lungo a presentare alla società questo tema, sa benissimo che difficoltà a livello sociale ha dovuto affrontare per far passare certi concetti che oggi, bene o male, se ne parla, ma per anni. Ai convegni non c'era tutta sta gente, c'era molta poca gente perché il concetto di informazione è molto molto importante perché l'informazione è un termine che proviene dal latino informatio e significa idea, rappresentazione e anche istruzione, formazione scolastica ed educazione. Informatio viene dal verbo latino informare che significa dare forma. Ora, persino il Sommo Vate, Dante, usava la parola informazione proprio in questo specifico concetto, nel senso dell'atto del dare forma, del modellare. Purtroppo poi questa parola ha perso un po' la sua pregnanza e oggi si è affiancato principalmente al termine di istruzione o di news, la notizia, informarsi e sapere le news. Non è così. Noi amici, quando nasciamo non abbiamo idee preconcette. Ci vengono instillate, ci vengono introdotte nella nostra mente dall'educazione e soprattutto oggi dai media. Quindi di fatto la percezione della realtà non è quella che ci danno i nostri sensi. Noi percepiamo la realtà attraverso la nostra personalità che è stata formata dall'informazione che abbiamo ricevuto. Ora abbiamo importanti personaggi come ad esempio il signor Casey, ex direttore della CIA, che disse: il nostro progetto avrà avuto successo quando tutto ciò che sapranno gli americani sarà falso. Ora, siccome noi siamo il cortile povero degli americani, ergo anche degli italiani, quindi l'informazione che ci viene data dai media e dalle cosiddette autorità è un'informazione manipolata, per cui siccome è l'informazione che dà forma alla nostra personalità e quindi alla percezione della realtà che noi ci formiamo, ecco che noi di fatto siamo malformati da una informazione menzognera. Ed è importante questo perché non è l'occhio che vede, l'occhio è un tramite del cervello che interpreta. Vi vorrei ricordare un fatto importante che quando gli spagnoli sbarcarono per la prima volta sulle coste americane, semplicemente gli indigeni non vedevano le navi perché era un oggetto assolutamente non usuale nella loro visione della realtà, quindi il loro cervello non lo interpretava. Sono dovuti intervenire i loro sciamani per dirgli: guardate che quelli stanno lì. Quindi oggi, se la maggior parte della società cade nella trappolina del credo degli UFO, e addirittura noi stessi, se vediamo un oggetto volante non identificato, la prima cosa che ci diciamo è: ma forse ho visto male, forse sono pazzo, forse mi sono sbagliato, ma io sono certo che se voi vedete un aereo o una Fiat 500 passare, questo problema non vi viene nella mente. Quindi perché scatta subito il meccanismo: forse mi sto sbagliando? Perché siamo stati manipolati dall'informazione. E questo è molto importante, quindi noi non riusciamo ad accettare una realtà perché siamo stati manipolati sin da bambini a percepire come verità scientifiche certe cose e non verità scientifiche certe altre. Quindi, siccome quello che ha detto il dottor Pinotti è assolutamente vero, i centri di potere hanno un terrore folle di questa realtà perché non la possono controllare. Se domattina gli extraterrestri decidessero di atterrare, non li può fermare nessuno, perché la loro superiorità tecnico-scientifica è abissale, incontrollabile. Quindi, soprattutto i governi temono non tanto l'UFO in quanto tale, temono l'ideologia che questi esseri portano e la loro ideologia potrebbe diventare un punto di riferimento per la società e quindi tutto questo sistema di persone di alto livello con tutto l'aggregato delle istituzioni che hanno formato e sono tanta gente, eserciti, religioni, eccetera, eccetera, politici, Dio ce ne scampi e liberi. Tutta sta gente vive
grazie al nostro lavoro, perché questa gente non lavora, non produce o peggio ancora distrugge.